Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Oggi testiamo lui, un bel Dunnet in titanio. Ma prima, sigla! Gotta get out of here. Ok, scheda tecnica. Eccolo. A breve devo... vabbè. 14x5, fusto in titanio circa un millimetro, finitura spazzolata, bellissima. Bordo non flangiato, dritto. Cerchi in tripla, blocchetti tube lugs 8, macchinetta Dunnet che comanda una 40 fili, Emperor sabbiata sul lato battente, una Clear marchiata Dunnet sul lato risonante che somiglia a una snare side, l'ho smontata, più o meno la consistenza è quella. Che altro? Qui abbiamo la regolazione dello sfiato dell'aria, come abbiamo visto già nel Supraphonic, ma abbiamo detto che il Supraphonic l'ha fatto Dunnet e quindi la tecnologia più o meno è quella, l'esclusione dei blocchetti, vabbè, ne parliamo dopo. Andiamo a sentire come suona. Ok, in conclusione, eccolo qua, questione prezzo, una rissa, raga, store diversi, prezzi diversi, ma che cambiano anche di 200-300 euro, secondo me c'è una grandissima confusione sulle misure, non mi fiderei, raga, prendete con le pinze quello che sto dicendo, molto degli store italiani, usati ne ho visti sui 600-700 euro, importati dagli Stati Uniti, questi arrivano pure a 1500. Però secondo me se lo trovate nuovo anche sui 1000 euro li vale tutti, anzi so pure pochi. Lo appoggio perché mi è piaciuto tantissimo, lo vorrei all'istante. Un rullante che difficilmente ti lascia deluso. Però questo rullante mi fa un assist a porta vuota, cioè mi dà proprio là all'ignoranza che mi scatta sulla questione che voi sapete benissimo delle pelli. Abbiamo visto Supraphonic, stiamo vedendo questo.
questo è 5 pollici, quello era 5 e mezzo, lì bordo flangiato, qui bordo dritto, fusto liscio, lì fusto con nervatura. Pelle più, passiamo alle pelli, pelle più cattiva qui, qui abbiamo una Emperor doppio strato sabbiata, lì avevamo un Ambassador monostrato sabbiata. Dovrebbe suonare di più quello, se le pelli fanno il suono dovrebbe suonare di più quello, dovrebbe avere più volume, dovrebbe essere più aperto sugli armonici. No, questo rullante lo distrugge in partenza al supraphonic, da quel punto di vista. Il suono, il gusto è un altro discorso in cui io non voglio entrare, a ognuno piace il rullante che vuole, non mi interessa. Però parliamo di quantità di volume e massa d'aria spostata. Questo rullante è ma 3-4 giri avanti al supraphonic, come volume e come tutto. Ok, abbiamo gli 8 blocchetti che tendono a seccare meno il suono quando tiriamo di più, però è lampante come sia la tecnologia del fusto a rendere questo rullante più aperto, più cattivo se vogliamo. Perché non ha la nervatura, perché non ha il bordo flangiato e ha una pelle più cattiva. Questo era proprio il momento che stavo aspettando. Questo rullante ha delle pelli più pesanti di quelle del supraphonic, e quello è anche un 5,5. Quindi, seguendo la teoria di questi ignoranti, di questi mentecatti, di questa gente che continua a dire cavolate, e anche alcuni youtuber sul web dicono cavolate, questa è la dimostrazione che state dicendo delle cavolate. Questo rullante dovrebbe, secondo la vostra teoria da terrapiattisti, dovrebbe suonare meno di quello lì, perché ha una pelle decisamente più pesante. E quindi dovrebbe essere un rullante che suona meno, così come tutti i tamburi della batteria. Invece no, se ne sbatte le balle della pelle doppio strato sabbiata, perché il fusto è un fusto che sprigiona potenza. Il bordo flangiato rispetto a un bordo dritto sicuramente ti abbassa gli armonici, una nervatura sul fusto sicuramente ti stoppa di più la risonanza interna. 8 blocchetti sicuramente consentono un suono più morbido e quindi uno schiaffo più presente, come quelli che vi devo dare nei denti se vi prendo. Ok, adesso mi calmo e torniamo a noi. Bellissimo, ripeto. Promosso su tutta la linea, che dire, raga? Figo proprio. Chi me lo doveva dire che mi dovevano piacere i 5 pollici? I 5 pollici che io sotto il 6 per me era una fetina funky. Ecco, questo è mettere in discussione le proprie convinzioni. Beh, lo dovremmo fare un po' tutti. Iscrizione al canale, like, condivisione, attivate la campanella delle notifiche. Raga, mi dispiace se a volte non rispondo ad alcuni messaggi, li vado a recuperare dopo. Io vi chiedo scusa, cerco di essere il più attento possibile alle vostre domande. Però capite bene che sul telefono le app molte volte si incantano. Allora io sto iniziando ogni 2-3 giorni ad aprire la sezione commenti dal computer e vedo commenti vecchi. Cerco di rispondere a tutti, non vi offendete, cerchiamo di mantenere un livello civile nei commenti. Le 3 sezioni abbonati, se vuoi sostenere il canale abbonati alla sezione sostenitori del canale. Se ti interessa la parte dei consigli per acquisti, ovvero rubriche dove andiamo a comprare roba con determinati budget, c'è la sezione consigli per acquisti. Se sei più interessato al mondo del drum tech, di come magari sordinare un tamburo, come avere un fat snare, eccetera, 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 c'è la sezione drum tech. Ah, ce l'ho fatta. Noi ci vediamo prestissimissimo. Ciao, voglio!